Qual è il terzo punto che ho detto stamattina? Ah sì. Ale, Ehi. siamo ancora Sì. scommessi. Ascoltami, cosa facciamo per l'IMES? Perché mi ha chiamato per scrivere una cosa. Ora io non so se riesco a scrivere tutto, quindi no, la cosa che volevo dirti non potrebbe essere questa una conversazione, Ma lui cosa ti ha chiesto? Milano, forse? no. No, sulla città. In generale. Scusate, siamo online. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa giornata del ciclo di webinar SDP Zoom sulle conseguenze politiche, economiche e sociali della pandemia globale. Nelle scorse settimane abbiamo affrontato i temi più contingenti, le questioni sanitarie, le questioni economiche e finanziarie, le emergenze. Da ieri stiamo provando a guardare avanti, a comprendere come vivremo, come possiamo affrontare una fase di ricostruzione e di crescita. L'abbiamo fatto ieri con Corrado Passera ed è un grande piacere per noi, e davvero ringrazio molto l'ospite di oggi, Stefano Boeri, perché con lui possiamo trattare un altro punto che riguarda il come vivremo, dove vivremo, le modalità nelle quali potrà essere organizzata la nostra vita. Stefano Boeri non ha bisogno di presentazioni, però ai nostri studenti che ci seguono e a chi ci ascolta nella diretta YouTube, io solitamente cerco di presentare anche il perché, il profilo delle persone che invitiamo. È un architetto assai noto, direi molto famoso, è un docente universitario di urbanistica e si è sempre occupato anche di temi che riguardavano e che riguardano la vita dei cittadini e della comunità. È stato assessore alla cultura per qualche anno a Milano, adesso è presidente della Triennale a Milano. Anche nelle scorse settimane Stefano Boeri ha provato a dire guardiamo al futuro con fiducia, comprendiamo le cose positive che anche in questa situazione così drammatica possiamo intravedere, che riguardano i luoghi nei quali vivremo, un nuovo rapporto tra dentro le città e tra città e centri urbani più piccoli, borghi rurali, di cui è così popolata l'Italia. Lo studio Boeri ha sede a Milano, a Tirana, a Shanghai, e anche da quel punto di vista credo che possa essere interessante perché forse avete visto un po' prima cosa accadeva. In più, a me fa particolarmente piacere ricordare anche il suo legame con la Sardegna, tra le opere più note che sono anche citate all'inizio della presentazione del suo studio, oltre al Bosco Verticale, c'è anche la Casa del Mare alla Maddalena, che per noi sardi è anche un po' un ricordo una cosa che non si è fatta, perché lì sarebbe dovuto tenere un G8 che poi invece venne spostato altrove, però comunque sia ha significato la riconversione di un territorio che era occupato da basi appunto americane in quel momento. Liberarlo e riportarlo a una possibilità di vita fu un'esperienza interessante, anche un'opera architettonica che è rimasta e che speriamo possa portare ancora uno sviluppo in questo momento nel quale il turismo soffre così tanto. Allora, detto questo, un altro sardo come me che conduce la scuola dal punto di vista della direzione scientifica, che è Alessandro, e grazie al quale abbiamo avuto l'opportunità di ospitare Stefano Boeri. Io posso dire, lo chiedevo da anni ad Alessandro, però insomma non è stata una cosa semplice. Ciao Alessandro, grazie per questa occasione e ti chiederei di introdurre un pochino più nel merito questo webinar di Stefano Boeri. Ancora lo ringrazio.
Grazie a te e ringrazio tutti i ragazzi e le ragazze che ci seguono. Grazie. Sì, ciao, ciao Marco, ciao Stefano, sono contento che siamo qui insieme a dialogare, ma soprattutto per noi queste sono occasioni in cui mettere in primo piano i nostri studenti e quindi faremo un dialogo che li coinvolgerà fortemente. Io in termini introduttivi verso di te, verso questa conversazione, volevo giusto insomma, sottolineare che l'abitare per Stefano Boeri ha una declinazione importante, profonda e che si lega anche fortemente a quanto la politica attraversa la sua ricerca e poi la sua vita, che è stata un po' attraversata da diversi modi di fare politica. Quindi noi che ci proponiamo di pensare le politiche come declinazione della politica e la politica, abbiamo in lui, credo, un interlocutore sicuramente di grande interesse. Il primo punto è, secondo me, legato a cosa significa abitare le città, cosa ha significato in queste settimane che insomma, solo in parte, come sappiamo, ci siamo lasciati alle spalle. Che cosa significa in questa epoca segnata dal coronavirus? E qui si inserisce anche il rapporto tra la città, tra ciò che è altro dalla città, che Stefano ha lanciato attraverso alcune idee, iniziative e progetti di queste settimane. Penso soprattutto al rapporto tra aree urbane e aree rurali e all'idea della dispersione come nuova modalità di abitare in complemento, se vogliamo, in contrapposizione rispetto alla densità dell'abitare urbano. Un altro elemento che comunque si lega fortemente a questi concetti è quello della sostenibilità, credo che è divenuta nel corso degli anni una delle cifre principali del suo lavoro e della sua ricerca, è espressa bene anche dalla mostra della Triennale che quando siamo stati lì con Lorenza Baroncelli alcuni nostri studenti hanno avuto l'occasione di visitare. Quindi di chiedere che cosa è diventato sostenibilità oggi e che cosa sarà. Poi l'ultimo, diciamo, palla che volevo lanciare è stata anticipata un po' anche da Marco Meloni, che alcuni luoghi della carriera di Stefano, delle sue antenne, sono paradigmatici anche per la stagione geopolitica che abbiamo vissuto con la pandemia, che stiamo vivendo, e appunto penso in particolare alla Cina e all'Albania, sia per la loro dimensione geopolitica che per i rapporti con l'Italia. Quindi insomma, volevo cominciare lanciando questi spunti e sono lieto che dal confronto con Stefano avremo stimoli di grande interesse. Grazie mille Marco, grazie Alessandro. Allora, certamente io faccio un mestiere che ha una connotazione politica come molte delle, come dire, delle attività, delle discipline, delle libere professioni che hanno a che vedere con lo spazio. E proprio credo che il punto principale di possibile diciamo, relazione tra il fare architettura e il fare urbanistica o l'essere coinvolto direttamente nella politica stia proprio in questo, cioè che in fondo la politica, le politiche pubbliche in particolare, sono sempre dei processi che poi hanno una ricaduta spaziale, hanno una ricaduta nelle configurazioni fisiche del territorio abitato, che siano ricadute che diluiscono, intensificano, riducono, avvicinano, allontanano gli spazi di vita, ma che si faccia politica culturale, che si faccia politiche relative al bilancio
o che si studino politiche sul commercio, il turismo, se ci pensate bene, lo spazio è alla fine una sorta di grande palinsesto dove si depositano le politiche. E quindi da questo punto di vista, io credo che chi fa architettura, chi fa urbanistica consapevolmente, non può non considerare una implicita dimensione politica del suo agire. Dopodiché è anche vero che, avendo io provato a fare politica in senso invece diretto, abbandonando per alcuni anni la mia professione, come Alessandro sa, perché mi ha aiutato, devo dire, moltissimo in questo, nelle cose migliori che sono riuscito a fare, le peggiori sono state tutte, come dire, mie responsabilità. Beh, l'esperienza diretta della politica ti fa capire anche quali siano le grandi differenze. Per esempio, nella costruire, diciamo così, in questo lavoro preliminare di costruzione delle condizioni e degli equilibri di cui la politica è naturalmente, come dire, il luogo principale di manifestazione, di studio, quando invece le professioni come la mia sono professioni che tendono ad andare il più velocemente possibile a ottenere un risultato, non dico problem solving, ma certamente un'attenzione verticale al raggiungimento di un esito che in qualche modo viene anticipato a livello progettuale. Nella politica invece il lavoro è un lavoro orizzontale, spesso di continua ricomposizione e ricomposizione di condizioni di equilibrio. Ma qui io potrei dire che forse ci vorrebbe più consapevolezza politica in chi fa architettura e ci vorrebbe un filo di più di capacità di trasformazione delle condizioni spaziali in chi fa politica. Ciò detto, le questioni sono oggi complesse perché, diciamo così, siamo di fronte davvero a un'apologia dell'incertezza, nel senso che siamo stati colpiti da un evento imprevisto e imprevedibile per larghi aspetti, anche se qui si aprirebbe una questione che piacerebbe discutere, cioè certamente imprevedibile se rimaniamo all'interno di alcune sfere della conoscenza e delle discipline della contemporaneità. Assolutamente prevedibile se guardiamo alcune altre sfere, penso in particolar modo a chi si è occupato negli ultimi anni di zoonosi, cioè di questi continui salti di specie, spillover, traboccamenti, che hanno in qualche modo creato quasi il 60% delle malattie virali di cui siamo affetti. Se guardiamo a questa disciplina, e anche ad alcuni momenti istituzionali importanti che hanno visto coinvolte anche le Nazioni Unite e i paesi europei, dovremmo dirci che avremmo dovuto prevedere qualche successo. Ma così non è stato e oggi siamo noi, l'Italia, diciamo Milano in particolare, ma l'Italia, ad affrontare per primi in Occidente una situazione che è molto aperta. Io leggevo proprio stamattina uno dei tanti con dei tanti testi che riferiscono di studi incrociati di gruppi di ricerca internazionale sulla situazione italiana. Beh, devo dire che i scenari che venivano dati, uno era quello del mantenimento del lockdown, uno era di un 20% di ritorno alla mobilità precedente, uno di un 40%, davano però tutti come esito una situazione molto preoccupante. Non credo che siamo di fronte a una progressiva riduzione del rischio. Siamo di fronte a una condizione ancora molto esposta al rischio, tra l'altro a un rischio che si manifesterà per ondate e quindi geograficamente anche non simultanee. Quindi è un tema molto importante, poi dirò anche perché urbanisticamente è importante. Quindi siamo in mezzo all'incertezza e dobbiamo cercare di reagire. Allora, ci sono due grandi modi di reagire che conosciamo, io dico sono due distopie perché il concetto di distopia, cioè di una, come dire, utopia negativa, di un'utopia che tende a configurare un mondo che ha più svantaggi che vantaggi, per non dire peggio. Ecco, sono due distopie, sono una è certamente quella che io ho visto parzialmente in Cina. Io sono direttore artistico di un'azienda di colori coreana e ho visto in Corea del Sud, che è un paese che è un paese democratico, un paese quindi che ha, come dire, alcune caratteristiche sei più vicine a noi di quanto non sia la Cina, come poi Alessandro ci dirà meglio. Ma in Corea o in Giappone ho visto agire una forma di, diciamo, di sorveglianza digitale, per essere leggeri, cioè il riconoscimento facciale, l'intelligenza artificiale, l'uso dei droni, la schedatura delle persone in base alla
temporanea o meno relazione col contagio e quindi l'accesso agli spazi pubblici e non pubblici, collettivi, in qualche modo codificato da una schedatura digitale. Ecco, questo mondo, che pure è stato molto importante, che pure ha dato un grande contributo, è un mondo che naturalmente forse una cultura come la nostra è disposta solo in parte ad accettare. E quindi qui c'è un tema politico di rapporto tra sicurezza e libertà individuali, tra privacy e informazione, come dire, centralizzata. Ed è un tema molto importante, molto delicato, perché chiama in causa anche non solo il ruolo dello Stato, ma il ruolo di alcune grandi corporation internazionali che oggi hanno in mano di fatto il controllo digitale delle reti digitali. Quindi quella è insieme un'opportunità, ma anche una grande, grande questione che dobbiamo capire come affrontare. L'altra grande distopia è quella dei muri, io la chiamo del plexiglass, per dire questa follia di volere dividere tutto, le piazze, le strade, le spiagge, con dei muri di plexiglass, questa specie di barriere trasparenti. Ora, chiaro che in parte si dovrà fare, anch'io qui in studio ho messo una piccola parete di plexiglass per evitare che chi apre la porta dello studio venga subito messo in prossimità con rischi di contagio. Però dobbiamo anche immaginare che una proliferazione di muri di plexiglass, di barriere, di confini, di sistemi rigidi, sarebbe la fine del concetto stesso di spazio pubblico, perlomeno per come noi lo intendiamo, cioè uno spazio che è generoso perché è imprevedibile nei comportamenti che può ospitare. Quindi io la vedo anche questa come una profonda distopia. Allora, sempre con la consapevolezza che non le potremo evitare, nel senso che l'uso di app, l'uso di informazioni che ci permettano di conoscere lo stato di salute nostro in primo luogo e magari anche delle persone in situazione, può essere invece uno strumento molto utile, così come la possibilità di definire alcuni spazi pubblici attraverso anche elementi di connotazione fisica sarà inevitabile. Però io credo che noi dobbiamo lavorare su altri temi, noi italiani, noi europei, noi paesi latini, mediterranei, abbiamo delle altre risorse. Una è forse quella della abbastanza strutturale varietà, diciamo cronologica, dei tempi della città. Noi siamo, è vero che naturalmente abbiamo città che seguono alcuni ritmi che hanno una certa regolarità, ma abbiamo città dove oggi i fenomeni di pendolarismo non si muovono più sul modello nordamericano di grandi flussi di ingresso ed uscita legati all'apertura delle fabbriche o degli uffici, ma già oggi noi abbiamo, come dire, gli studiosi trasportisti ci dicono, un'articolazione dei flussi molto particolare e, come dire, multidirezionale e non così scandita, certamente in parte sì, ma non così scandita dagli orari d'apertura. Però desincronizzare i tempi della città è una scelta che dovremo fare. Abbiamo città che devono ancora più di un tempo vivere sulle 24 ore, ma di questo noi siamo particolarmente esperti, per non parlare dei paesi del sud Europa come la Spagna. Ci sono luoghi ancora dove c'è ancora una più avanzata cultura dell'estensione temporale dei ritmi di vita sull'intero arco della giornata. Ma la desincronizzazione ci aiuta, così come ci aiuta l'altra grande questione, che è l'uso degli spazi aperti. Perché gli spazi aperti sono tradizionalmente uno spazio di vita, di interazione, più o meno focalizzata, per tornare a Irving Goffman, delle pratiche sociali. Bene, certamente a Cagliari, come a Bologna, come a Milano, c'è una disponibilità all'uso dello spazio aperto e una frequenza e una consuetudine che ci fa capire che forse gli spazi aperti sono una delle grandi occasioni che abbiamo per far sì che gli eventi, un numero importante di eventi di natura collettiva che richiedono o che chiamano la condensazione dei corpi, possa invece che essere sottoposta alla cappa dovuta alla chiusura di uno spazio, alla copertura di uno spazio, essere esposti così al movimento dell'aria, che sappiamo essere uno dei migliori elementi di protezione dal rischio di contagio. Quindi la desincronizzazione e gli spazi aperti sono certamente due delle strategie più efficaci per evitare
Evitare cosa? Evitare dei fenomeni di eccessiva densità dei corpi. Si dice distanza sociale, termine, mio fratello Tito giustamente ha detto da tempo, un termine sbagliato. Il problema è la distanza dei corpi. Sì, pessimo. Sì. Io credo che noi dovremmo fare due ragionamenti. Il primo, quando parliamo di città, dovremmo cominciare a capire che qui sta succedendo qualcosa che ha una qualcosa di epocale, cioè sta chiudendosi la fase iniziata con l'Ottocento dell'urbanizzazione basata su città che avevano come, diciamo così, struttura fondamentale la presenza di alcuni grandi luoghi di condensazione dei corpi, le stazioni, i mercati generali, i carceri. Ecco, noi stiamo entrando in una fase forse definitivamente, perché abbiamo già visto la chiusura delle fabbriche, la deindustrializzazione, le dismissioni, ma ormai con questo evento che ha tagliato la contemporaneità come una lama, stiamo entrando in un mondo in cui invece probabilmente questa storia è finita, si avvia a concludersi, cioè avremo probabilmente in futuro luoghi centrali non più basati sulla prossimità dei corpi, ma basati su altre forme di condensazione, legate all'immagine, all'informazione, legate a flussi di altro tipo. E questo è un punto molto importante, perché ci porta dentro la questione del rapporto tra densità e intensità, che è un tema che mi è caro. Io ho scritto un libro che si chiama Anticittà proprio su questo tema, cioè il fatto che, a mio parere, una città è sempre data dalla densità degli spazi e dalla varietà delle culture di chi li abita, e questa cosa insieme crea quell'intensità di scambi, di relazioni, di anche occasioni di forme di scambio di capitale sociale, nel senso di Putnam, cioè di conoscenze, relazioni, tradizioni, religioni, fedi, enciclopedie, che la città, che la comunità urbana dà. Siamo in una situazione in cui l'idea di densità, soprattutto se riferita ai corpi, sta andando, è come dire, diciamo, messa in dubbio, diciamo così, è messa in dubbio. E io veramente non penso che si possa pensare che in qualche mese o perché arriva un vaccino questa cosa sparisca. No, io credo che avremo per un lungo periodo un problema di densità di corpi all'interno della vita sociale e degli spazi pubblici. Per me questa è una questione seria, non è una stupidata. E quindi, se vogliamo affrontarla, cominciamo a dirci che noi dobbiamo decidere che, a fronte di questo rischio o di questa, come dire, tendenza ad evitare eccessive concentrazioni, densità eccessive di corpi negli spazi di vita, abbiamo però da un lato una assoluta necessità di non perdere l'altro carattere, che è l'intensità. Allora, dobbiamo far di tutto per studiare forme di convivenza che, pur in qualche modo scontando una minor prossimità, e qui ci aiuta una disciplina, lo dicevo l'altro giorno anche Enrico, che negli anni 60 era importantissima, che è la prossemica, che in questi giorni mi sono andato a riscoprire, che è un mix tra semiotica, antropologia, sociologia urbana e urbanistica e design, e dall'altro quella formidabile possibilità di interagire con l'altro che è la cultura dello spazio pubblico occidentale delle città. Quindi l'intensità va salvaguardata. E qui si aprono mille possibilità. Possiamo entrare anche nel concreto, ma per esempio noi stiamo studiando, come presidente della Triennale di Milano, stiamo studiando insieme al Comitato Scientifico un modo per usare tutto il giardino della Triennale quest'estate come un luogo pubblico, che vuol dire naturalmente un luogo dove possano succedere cose molto diverse, da una mostra, un concerto, uno spettacolo teatrale, a una manifestazione politica, ma sempre in sicurezza. Come si fa questo? E qui entra una seconda questione, che è il rapporto tra la questione del controllo e la questione della consapevolezza. Io credo che, così come sto dalla parte dell'intensità rispetto alla densità, sto dalla parte della consapevolezza rispetto al controllo. Cioè noi dobbiamo cercare di dare a tutti le informazioni perché ciascuno sia responsabile circa le proprie condizioni di distanza critica rispetto al corpo degli altri. È proprio una questione quasi di via politica. Le misure della distanziazione e della prossimità devono essere affidate alla consapevolezza e alle scelte individuali, e deve essere, come dire, un allargamento della sfera dell'azione individuale, del diritto individuale, quella di cui ci poniamo, non un ennesimo capitolo di una logica normativa e di controllo sulla dimensione collettiva. Questa per me è una questione che pongo, non ho grandi risposte, non sono io che devo
che non ho neanche nessuna competenza giuridica per poter entrare troppo nel merito di questo tema, ma per me il tema del rapporto tra consapevolezza e controllo c'è. Mi avvio a concludere dicendo che, concludere questa prima parte, dicendo che tutte le scelte che dovremmo fare, e sono tante, ne dico alcune, dobbiamo usare più gli spazi aperti, ma allora vuol dire che per esempio i negozi devono cominciare ad avere tutti i dehors, ma allora vuol dire che bisogna porre un problema nei bilanci comunali sulla tassazione dell'uso dello spazio pubblico da parte degli esercizi commerciali, ma allora vuol dire che forse, faccio domande, stiamo di fronte a un momento radicale di cambiamento nel sistema della distribuzione commerciale che vede improvvisamente un ritorno del valore dei piccoli esercenti commerciali? Importantissimo, guardate che stiamo parlando di una cosa molto importante rispetto alla grandi contenitori commerciali che sono i luoghi della densità e della congestione. Grande questione. Mobilità. Dobbiamo cambiare le sezioni stradali perché probabilmente questa apertura, questa, come dire, estroversione degli spazi collettivi verso l'esterno determinerà una diversa gerarchia degli spazi stradali. Più marciapiedi, meno strade per le macchine, più piste ciclabili. Perfetto, ma questo però vuol dire che dobbiamo mettere in discussione quell'uso del vettore privato che oggi è una delle garanzie maggiori per la mobilità in sicurezza degli individui e delle famiglie. Ma allora se facciamo questo dobbiamo anche fare i conti col futuro del trasporto pubblico. Oggi abbiamo trasporti pubblici che sono a capienza ridotta. Se non facciamo qualcosa di immediato sul traffico privato, rendiamo anche la frequenza ridotta. Quindi avremo trasporti pubblici che in breve diventeranno completamente inutili perché insostenibili, con un costo di gestione folle, senza un bacino d'utenza e senza quella fluidità che un mezzo pubblico deve avere. Quindi vuol dire che se non ci poniamo un problema di complessivo che è relativo al commercio, che è relativo alla vita di quartiere, che è relativo alla mobilità privata e alla mobilità pubblica, non riusciamo a controllare questo fenomeno. Ma allora, introduco un altro tema, cosa vuol dire la mobilità rispetto a un'altra grande questione che è quella dell'inquinamento dell'aria? No? Allora, non ci sono dubbi, adesso io non credo che la polvere sottili trasportino l'infezione, il virus, probabilmente sono stronzate, ma sicuramente le polveri sottili incidono sul tessuto polmonare, proprio su quella parte alveolare del tessuto polmonare che è dove il sangue riceve l'ossigeno. Se questa è la questione, qualcuno deve chiudere il microfono. Se questa è la... devo coprirlo dal video. Proprio. La signora che parla. Allora, se questa è la questione, dobbiamo fare una politica sulle polveri sottili, ma subito, non è che possiamo aspettare altri 5 anni. La Milano, la pianura padana, Lubei in Cina, Madrid in Spagna, cosa sono? Sono i luoghi di maggior concentrazione delle polveri sottili, indiscutibilmente. E ai tempi della SARS, quindi parliamo di 13 anni fa, ci sono almeno 10 studi internazionali che certificano come le malattie infettive nascono e si diffondono con una, a volte addirittura il 20% in più nelle situazioni in cui c'è una fragilità delle condizioni polmonari dei cittadini. Quindi, vogliamo dircelo? Cosa si fa allora? Bisogna forse dire che è finita l'era dei carburanti fossili? Per me sì. Non è una cosa immediata, saranno 3 anni, 4 anni, ma bisognerebbe fare una politica che porta a chiudere l'epoca dei carburanti fossili. Così come bisogna intervenire sul sistema delle caldaie. Caldaie, stufe e caminetti sono cose che vanno ripensate con energia, come dire, la produzione di gas con sicurezza. Sono alcune oggi caldaie che hanno, come dire, una ridottissima produzione di polveri sottili, oppure introducendo le pompe di calore, introducendo la geotermia, introducendo un'altra serie di sistemi di riscaldamento, per esempio, che viene dalla rete fognaria o dai centri data. Ci sono comunque, voglio dire, io è un po' parte del mio lavoro, oggi c'è un pezzo di futuro già possibile e praticabile. E lo stesso vale per l'agricoltura intensiva che produce polveri sottili e CO2, e lo stesso vale per l'industria che produce polveri sottili e CO2. Quindi c'è un tema ambientale di qualità che io credo o lo vediamo oggi oppure torniamo a una normalità così piena delle concause del disastro che stiamo vivendo da essere la rappresentazione migliore di un suicidio collettivo. Chiudo dicendo poche altre cose. L'enciclica di Papa Francesco, a un certo punto, che è un testo, io non sono credente,
un testo che da diversi anni è presente sulla mia scrivania, poi me lo rileggo ogni tanto, insieme ad altri pochi testi che secondo me sono fondamentali oggi. E, a un certo punto prende in considerazione la questione dell'egoismo collettivo, no? L'egoismo collettivo nella Laudato Si è una questione legata soprattutto a una sorta di responsabilità di specie, cioè l'uomo come giardiniere dell'universo e dunque come chiamato in causa per quello che ha fatto, ma chiamato in causa anche per quello che può ancora fare per riparare e per ritrovare un equilibrio con la natura, con le altre specie viventi, eccetera. E l'egoismo collettivo come un egoismo di specie, cioè come l'egoismo di una specie che si avvia, dico io, verso forse l'estinzione, anche perché la crisi climatica, non dimentichiamoci, voglio concludere poi su questo, non è, come dire, non è esterna, non è un elemento, come dire, in qualche modo che uno può pensare di leggere come un elemento separato dalla fenomenologia del contagio da coronavirus. Però voglio dire, il tema dell'egoismo collettivo è un tema fondamentale, perché è un tema che pone il problema del nostro rapporto con la natura. E questa cosa, unita a un altro concetto che a me sembra oggi, come dire, incarnato nell'esperienza corporea di ciascuno di noi, che è quella della solitudine connessa, questi due termini, egoismo collettivo e solitudine connessa, sono termini che mi hanno fatto molto pensare e che hanno una profonda dimensione politica. Tutti parlano di una forma di, sostanzialmente, di autoreferenzialità, entrambi, una di specie e una legata a una condizione corporea. Tutti hanno però a che vedere con una dimensione collettiva. Tutti in fondo portano con te, sono scevri di elementi negativi e di grandi elementi, come dire, di grandi svantaggi. Però è un tema molto importante, no? Questa nostra possibilità di utilizzare al meglio la solitudine connessa come condizione che mette il corpo singolo in grado di essere un dispositivo, di cui uso un termine che è caro Alessandro e che è un termine straordinario in tutta la sua evoluzione, da Foucault ad Agamben, è un punto, a Deleuze, è un punto fondamentale in termini di dispositivo, è il corpo che diventa un dispositivo, che in qualche modo incorpora, incarna una serie di sistemi, di meccanismi di relazione sociale, di relazione spaziale, e dall'altro invece il tema dell'egoismo collettivo, che se volete è quasi l'opposto, cioè una massa di individui, di soggetti che in modo inconsapevole e quindi senza sviluppare conoscenza e coscienza aggredisce lo spazio, aggredisce la geografia, aggredisce la natura, deforesta, crea le condizioni per cui al posto di un bosco ci sia un allevamento intensivo dove i virus possono fare il salto di specie, ecco, per fare un esempio. Quindi questo tema è un tema fondamentale che riguarda il concetto di natura, entrambi riguardano il concetto di natura. Dove sta la natura? Io credo che da questo punto di vista la mostra di cui parlava Alessandro sia stata una mostra bellissima, ma totalmente superata. Io se dovessi tornare indietro a quella mostra lì direi, ma ragazzi, non ci siamo, nel senso che è una mostra che ho contribuito a costruire tutto, ma era una mostra sbagliata nell'impostazione. Broken nature voleva dire cerchiamo di ricomporre quello che abbiamo rotto, spaccato, trasfigurato, compromesso, contaminato dalla natura. Bene, questo piccolo virus che ha messo in discussione in un momento i decenni di storiografia dell'Les Annales, giusto? Non dire la fine delle venti, questo è un evento che ha spaccato il mondo tutto orizzontale, ha creato, io non riesco a pensare a un evento più evento di quello che è successo, no? In fondo, poi che si possa ragionare o meno su questo evento come causa ultima di un processo catastrofico nel Red Tom, per cui è stato l'ultimo di una serie di eventi, è un altro discorso, ma diciamo è l'evento che ha spaccato il mondo. Bene, che questo evento così dirompente e così improvviso, alla fine ponga una questione che è totalmente diversa da quella che quella mostra affrontava, cioè è la natura che ha contaminato noi. E questa natura che ci ha contaminato viene dal nostro interno. E questa natura di cui noi cerchiamo di costruire una rappresentazione esterna, altra, è qualcosa che agisce dentro di noi, nei nostri corpi. E quindi questo concetto di natura, come deve essere ripensato? Quando parliamo di un equilibrio con la natura, da dove partiamo? Questo è un punto molto molto importante che ha a che vedere con quelle due paroline
solitudine connessa e egoismo collettivo, per me è fondamentale. Quindi concludo dicendo che da un lato dobbiamo tornare alla normalità. Questa normalità non può essere quella che aveva dentro le concause di questo disastro. La normalità dovremmo entrare è una normalità che è già stata segnata già da almeno due grandi crisi. La crisi del 2007-2008, io non dimentico mai che mi pare a Istanbul ci fu un convegno dell'OCSE che si chiamava New Normal, dove gli economisti studiavano una condizione, diciamo così, irreversibile creata dalla frattura della grande crisi finanziaria del 2007-2008. E poi la crisi climatica, e qui non dimenticherò mai, il 2015, il primo vero grande incontro a Parigi di una dei paesi del mondo sulle questioni del cambiamento climatico, ma soprattutto i 17 temi dello sviluppo sostenibile, eccetera. Allora, questo è il terzo grande momento, ancora più forte, ancora più violento, ancora più pervasivo, ancora più planetario di una situazione, di una normalità che è per forza di cose altra. Siamo entrati in un capitolo nuovo della storia del pianeta. Il tema è se noi siamo in grado di esserne consapevoli e se siamo in grado di far diventare questa consapevolezza azione politica, che vuol dire partecipazione di tutti, perché per me da questa crisi si esce, e parlo anche della pandemia, solamente con la consapevolezza e la partecipazione di tutti, equilibrio e gradualità nella politica. Abbiamo bisogno di politici equilibrati e dotati della concezione del rapporto tra spazio e tempo. Per me questo è un tema fondamentale. Basta con le politiche che si misurano sui 5 anni delle elezioni, ma anche basta con le visioni astratte. Quindi bisogna introdurre la gradualità, l'equilibrio nella politica, ma poi abbiamo bisogno anche di visioni, abbiamo bisogno, come il pane, come l'ossigeno, di capire quale sarà il futuro istantaneo, cioè quel futuro che noi costruiamo nell'azione contemporanea e che sembra essere lontano, ma in realtà lo gestiamo, lo controlliamo e lo decidiamo oggi, no? Quindi questo tema del futuro istantaneo è un altro tema che mi appassiona. Quindi abbiamo bisogno di visione, abbiamo bisogno di una politica equilibrata e abbiamo bisogno di grande consapevolezza per uscire da questa situazione, diciamo, di incertezza totale e dunque anche di preoccupazione. Benissimo, grazie. Grazie davvero. Mi sembra che gli spunti siano notevoli e uno sguardo così ampio a temi che cerchiamo di toccare anche noi. Una delle persone che ci ha seguito fin dall'inizio, Enrico Giovannini, a proposito degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, cercheremo di avere un amico, una persona squisita e intelligente. È anche un nostro caro amico che viene spesso da noi e sta portando tutto il paese a condividere una serie di temi che erano molto lontani dalla nostra cultura collettiva. Alessandro, se vuoi fare un piccolo commento, poi ci sono già degli studenti che sono prenotati, oppure preferisci che andiamo con gli studenti e tu intervieni dopo? No, guarda, molto velocemente, secondo me il fatto che Stefano abbia sottolineato la doppia crisi e il terzo passaggio è molto interessante anche per i nostri studenti o comunque per delle giovani generazioni che da un lato sono state immerse in una crisi che ha comportato moltissimo, per esempio per il mercato del lavoro, le opportunità lavorative, quindi in fondo quella crisi è stata una botta. Nel 2015 è arrivata, diciamo, come una consapevolezza sui temi ambientali in particolare, che però diciamo anche in relazione alla lettura dei suoi proponenti, era una consapevolezza che non era ancora diventata diciamo l'azione trasformativa. E poi adesso arriva questo evento nella cui risposta, cioè, è come se in ogni caso vivessimo in una età intermedia, sia per quelle trasformazioni alle quali faceva riferimento Stefano, e anche per i riferimenti, per esempio, a come un sistema veramente si digitalizza. Quello da cui lui è partito relativamente ad alcune società asiatiche, e sì, dipende da un lato dalla pervasività dell'alfabetizzazione digitale in quei sistemi,
ma in fondo dipende anche da un concetto dell'individuo che chiaramente è diverso in quelle culture. Quindi, diciamo, siamo siccome i salti di specie avvengono, questo diciamo è una consapevolezza, è una consapevolezza che abbiamo acquisito. Ai salti di specie, diciamo, siamo in grado di affiancare dei salti trasformativi, ideologici, o nel modo con cui vediamo il mondo e il rapporto tra pensiero e azione. Questa, diciamo, è un po' la questione aperta di questo evento che taglia la storia nel modo in cui è stato descritto. Però ora lascio la parola un po' agli studenti e dopo naturalmente mi riservo di tornare. Grazie. Allora, noi abbiamo il mio personalissimo indice di interesse delle considerazioni del relatore è rappresentato da quanti studenti si iscrivono subito a intervenire. Oggi sono tanti, sono una decina già da ora. Quindi chiederei a tutti, di solito vi chiedo di essere veloci alla fine, siamolo da principio. Silvia Cavazzini, il primo intervento, facciamo blocchi di tre magari, così poi... Silvia. Ok, vai. Buongiorno Silvia. Buongiorno, ciao Stefano, ciao Alessandro e Marco. Come Stefano sa, noi 5 anni fa abbiamo fatto parte di un bellissimo progetto che si chiama Mi030, che si poneva delle visioni, avevamo trovato delle 10 visioni e vorrei partire proprio da questa parola perché Stefano l'hai detta per ultima praticamente. Una delle visioni era una città che protegge la calma e il silenzio. Da giorni sento parlare della necessità di implementare le infrastrutture digitali per portare internet anche nelle aree interne, nei borghi appenninici. E ho paura che questa iperconnessione, anche dove il wifi non arriverà mai, come dice Vasco Brondi in una canzone, non sia colta con abbastanza critica e consapevolezza. E quindi mi chiedevo, come ti stai vivendo tu il diritto alla disconnessione? Tu con il tuo team magari, se tu ti sei vissuto il diritto alla disconnessione in questi 2 mesi in un modo diverso in cui tutto passava attraverso la connessione? E come urbanista che cosa ti immagini 5 anni dopo per difendere il nostro diritto alla disconnessione in queste città e anche paesi che diventeranno iperconnessi? Grazie. Ciao. Benissimo, grazie. Davide Corraro, ciao, vai. Ciao a tutti, grazie mille professore per l'intervento. Io mi volevo riagganciare appunto al ritorno alla normalità e sicurezza, soprattutto per il dibattito che si è avuto nel ritorno, diciamo, alle spiagge italiane. Lei qualche settimana fa ha ripostato il progetto di Alvar Altissimo in cui immaginava un De Luca con un lanciafiamme sotto forma di... La domanda è proprio questa, cioè lei immagina che come ipotetico ritorno alle spiagge le persone potranno essere responsabili da sole oppure servirà davvero un De Luca a bagnino appunto con un lanciafiamme, cioè l'architettura in questo caso basterà a rendere responsabili le persone oppure le dovrà costringere ad essere responsabili? Grazie. Grazie a te Davide, ora c'è Carol Pigat che forse non può attivare il video ma ti ascoltiamo, vai Carol. Grazie, sì purtroppo la connessione salta, si attiva anche il video, quindi anche rispetto a quanto diceva Silvia prima, purtroppo ci sono ancora posti in cui la linea internet è scarsa. E grazie professore per il suo intervento. E la mia domanda è, data la necessità di modificare le abitudini sociali in questo periodo, come pensa si modificherà nei prossimi anni lo spazio pubblico e come potrà poi eventualmente riadattarsi quando magari sarà trovato un vaccino o insomma quando questa situazione di distanziamento sociale potrà venire meno e com'è possibile sviluppare una progettazione urbana che permetta di andare incontro a situazioni appunto come quella attuale ma che allo stesso tempo possa continuare ad essere anche un attivatore di socialità, un attivatore sociale. Grazie mille. Benissimo, grazie, la parola a Stefano.
Ma allora, il tema che pone Silvia è un tema molto importante ed è giusto porlo come diritto alla disconnessione. Ricordo molto bene quelle giornate e ricordo con emozione questa richiesta da parte di un gruppo di ragazze e ragazzi che avevano tra i 18 e i 25 anni di poter, come dire, difendere il diritto a disconnettersi, quindi a poter ricostituire, ristabilire o stabilire relazioni di prossimità proprio legate alla prossimità corporea, allo scambio, alla parola, all'ascolto e all'affettività non mediata da sistemi tecnologici. Questo è un punto, come dire, fondamentale di quello che sta succedendo, che si accompagna ad altre questioni, perché poi, per tornare invece a saltare alla terza domanda, e a chi parlava del tema, prima parlavamo del tema dei borghi o della possibilità di una dispersione orientata verso il ritorno ad abitare in centri abitati, diciamo, distanti dalle grandi metropoli e dalle grandi città, c'è un tema invece anche di diritto alla connessione, quindi tutti e due i temi sono fondamentali. Diciamolo in un modo diverso, che il diritto alla disconnessione si basa sull'acquisizione della connessione come dire condizione stabile, nel senso che devo potermi disconnettere, ma per potermi disconnettere devo essere connesso. Quindi questa è una prima risposta stupida ma importante, nel senso che solamente nella misura in cui sono veramente in grado di poter usare la banda larga, anche se sto in un piccolo borgo dell'Appennino, posso pensare di avere voglia di ascoltare il silenzio e di poter, come dire, riprendere un rapporto percettivo e sensoriale con la natura, come in questi paesaggi, come in quei luoghi posso avere. O come abbiamo avuto in questi giorni in città, perché in questi giorni la città è stata Milano, tranne purtroppo le ambulanze, era un'oasi di silenzio, e questa era una cosa davvero incredibile. Per certi aspetti tragicamente bellissima, no? Quindi era anche abbastanza emozionante. Eppure eravamo totalmente immersi in una rete di connessioni digitali, per cui, come dire, questa connettività ci ha però salvato la vita, diciamolo francamente. Io lo dico per me, io se non avessi avuto possibilità tutti i giorni di poter lavorare, pensare, scrivere, parlare, interagire, io avrei vissuto questi giorni in maniera completamente diversa. Se questa stessa, come dire, pandemia veremenziale fosse accaduta 20 anni fa, sarebbe stato molto difficile, molto più difficile. Io penso, sono abbastanza convinto di questo. Comunque avremmo avuto meno disciplina, meno autodisciplina, avremmo avuto una situazione molto più complessa da gestire, anche da un punto di vista semplicemente dell'ordine pubblico. Quindi il diritto alla disconnessione è qualcosa di molto importante e va costruito sulle spalle del diritto alla connessione. Allora funziona. La questione della sicurezza e della normalità, io l'ho già detta, la ripeto, per quanto poi tra l'altro De Luca è molto simpatico, penso che De Luca sia un politico veramente di qualità. Lo dico conoscendolo e conoscendo anche il fatto che nella sua, come dire, nella sua forma di comunicazione c'è molta più complessità di quanto uno pensi, cioè è un politico che sa come comunicare e perché comunicare in quel modo. Però al di là di alcuni aspetti caricaturali, io credo che la questione della sicurezza e della normalità, ripeto, debba essere posta soprattutto come un problema di rispetto e di richiamo alla consapevolezza individuale sul rischio collettivo. Quindi è questo, secondo me, il modo giusto di porla, che non vuol dire che non ci siano elementi di, come dire, configurazione dello spazio o di espressività degli spazi. Cioè gli spazi possono essere, possono parlare indicare, per esempio, flussi, prossimità, distanze necessarie, ma non necessariamente attraverso i muri, attraverso la costruzione, lo possono fare con la grafica. Lo possono fare con la cartellonistica, lo possono fare con i colori, con le luci di sera. No? Ci sono tanti modi in cui io sono informato,
attraverso i miei dispositivi e poi sono informato dallo spazio di quali sono i luoghi a rischio, i luoghi dove io posso andare o dove non posso andare, senza che questa informazione si traduca in una costrizione. Per cui io devo entrare in un corridoio dove appunto c'è De Luca in mezzo per poter andare al mare. E questo per dire, faccio un esempio perché credo che ti riferissi proprio al lavoro di questo giovane architetto napoletano che io amo molto e che è davvero fantastico nelle sue visioni distopiche ma appunto provocatorie. E quindi, per rispondere anche a Carol, io credo che il tema dello spazio pubblico sia un tema apertissimo, però è un tema su cui c'è tanta di quella, come dire, energia creativa da investire, perché in fondo, insomma, è bellissimo anche pensare a riprogettarlo lo spazio pubblico, non dobbiamo avere nostalgie, cioè, cosa vuol dire una piazza in una condizione nuova di diluzione della prossimità corporea? Beh, qualcosa vuol dire, no? Allora proviamo a immaginare, appunto, usando i colori, usando delle altre forme di configurazione, di partizione della spazialità, cosa questo può significare. Cosa vuol dire un giardino? Cosa vuol dire un parco? Cosa vuol dire uno spazio per il commercio, un mercato? Cosa vuol dire uno stadio? Ecco, per esempio. Questo per me è un tema importante perché io, una delle cose che mi manca di più è lo stadio, e mi manca tantissimo per l'esperienza fisica di entrare a San Siro, di vedere la folla, di ascoltare quella cosa lì. Io sono veramente preoccupato perché faccio fatica a vedere una sostituzione e comincio a temere che possa essere qualcosa che non vivremo più, o che non vivremo più per largo tempo. Quindi io sto lavorando su questo, per esempio, perché sto cercando di capire come potrebbe essere uno stadio di calcio nel 2025, no? Che però non perda quella forma. Cioè, ci sono alcune cose, stiamo pensando a uno stadio totalmente bosco, totalmente di natura, ma che all'interno ha un sistema di sedute che permettono la distanziazione, ma che non tolgono l'intensità del tifo, no? Quindi tutti dobbiamo metterci a lavorare su questo. Benissimo, grazie. Ci sono adesso degli altri studenti. Saluto uno dei nostri docenti, Roberto Maglione, che ha detto, ma spero che sia milanista. Io non mi sono permesso di dirgli che questa cosa non si può neanche pensare. Che squadra è? Come? Non ho capito che squadra. Ah, no, ma infatti, non si è sentito, la connessione che non funziona bene. C'è anche Barbara Cadeddu, che è la nostra docente da qualche mese, dopo un lungo inseguimento, e se vorrà intervenire è una graditissima ospite. La colonia sarda, quindi, ma non siamo solo sardi, però un po' sì. Allora, invece, tra i non sardi, Alberto Bortolotti, Silvia Cantalupi e Alberto Fabri sono i prossimi studenti che intervengono. Alberto Bortolotti. Ciao a tutti, vai. Ringrazio Stefano che saluto, ringrazio Alberto. La scuola per questa bella opportunità. Io volevo fare una domanda, diciamo, un po' più da architetti, però credo che sia comunque qualcosa che interessa a tutti rispetto alle questioni che hai posto. C'è stato qualche tempo fa una mostra molto importante di Ren Colas, Countryside, The Future, a New York, al Guggenheim, e in questi giorni tu hai rilanciato il tema delle aree interne, ne hai parlato un po' anche prima, l'idea di ricostruire l'importanza dei borghi delle nostre province, e sappiamo quanto la provincia in Italia conti tantissimo anche sul piano politico, e non solo in Italia, perché se pensiamo alle elezioni americane di Trump o alla Brexit, vediamo come la popolazione che abita questi luoghi esprima ancora un consenso determinante sul piano politico. E rispetto invece alla figura urbana, quindi a come si dimensionano queste realtà più rurali del paese, volevo chiederti una cosa relativa al rapporto tra dispersione e concentrazione, vale a dire che se, come dici tu, è importante non perdere l'intensità anche rispetto alla costruzione di nuovi poli urbani, al rafforzamento dei borghi, come si ordina, diciamo, il rapporto tra comunque le città che continueranno ad avere comunque una propria rilevanza, per evitare che l'elemento del frammento, citando Secchi, poi possa avere una condizione, come dire,
che non diventi totalizzante, ecco, nel disegno urbano nel suo complesso. Grazie. Benissimo, grazie Alberto. Silvia Cantalupi. Claudio. Sì, sto usando Zoom da un mese, non ho ancora, mi dimentico sempre. Buongiorno, io volevo farle una domanda abbastanza ampia. Lei ha parlato molto di progetto, di progettualità, ovviamente essendo un progettista. Io volevo chiederle, secondo lei, date le circostanze e dato il fatto che ci sarà molto da riprogettare qua fuori, volevo chiederle quale sarà, secondo lei, il ruolo del progettista, sia in relazione alla società, cioè se cambierà la percezione che la società ha del progettista, come il progettista interverrà, se uscirà dai campi tradizionali della progettazione, e quale sarà il ruolo del progettista nei confronti della politica, se cambierà la relazione tra il progettista e la politica, e se anche i metodi o gli approcci del progettista, secondo lei, potranno in qualche modo essere presi come spunto dalla politica per, insomma, cercare di far fronte a questa emergenza. Temo che dipenderà soprattutto dalla politica. Alberto Fabris. Ciao Alberto, vai. Ciao. Allora, grazie per l'intervento molto stimolante. Io avrei, diciamo, cercato di suddividere per efficacia in tre micropunti la mia domanda. La prima, perché c'è un comitato in Francia, si chiama La Fabrique de la Cité, che da molti anni invita a riflettere a che cos'è la città e dice che anche a livello europeo, anche per fare appunto delle politiche, ci sono delle divisioni nette tra come definiamo città, per esempio in Italia, o come la definiamo, mi sembra che in Norvegia, per esempio, sia una città, sia considerata città un'entità, diciamo, politico-amministrativa di 2000 abitanti, e ognuno pensa diversamente i legami centro-periferia, città-agglomerazione. Il secondo punto, per esempio, è Hofner, che invitava a ripensare quelli che sono quelli che chiama anacronismi urbani, cioè dice siamo ancora legati a una concezione di città che risale ai 30 Glorieux, quindi una città che magari ha divisioni centro-periferia o il centro storico, lui dice che in molte città questo non ha più senso, e a partire da questo invita anche a ripensare certe cose che chiamerebbe, non so, lotte di retroguardia, cioè dice naturalmente l'usura del territorio è una cosa principale, è principale pensare a limitare la corrosione dei suoli, cose del genere, però dice anche che in molte zone questa battaglia è già stata persa, e quindi come oggi pensiamo anche l'abitare nelle zone, nelle agglomerazioni, nelle zone periurbane. E l'ultima cosa, visto che si è menzionata la natura, mi interessava anche pensare a sì, città, quindi spazio politica, è un ambiente, è un concetto molto scivoloso, perché arriviamo sia alla nostalgia per la natura, che so, di un Heidegger e del conservatorismo tedesco, anche naturalmente Ordnung und Ortung, queste cose, oppure ai molto stimolanti lavori, non so, di Lefebvre, che parlava di diritto alla città. Quindi se è vero, questo è il mio ultimo punto, se è vero che questa crisi ha fatto esplodere delle nuove problematiche, è vero che ne ha rese evidenti altre, per esempio con Sassen, l'espulsione di chi è la città e per chi è la città, e ho letto anche delle cose molto stimolanti di vari gruppi femministi lionesi, in questo caso, che dicono che la città, e alcuni hanno lavorato anche per esempio con l'amministrazione di Grenoble, l'Argonne per esempio, dicono che la città è sempre più indisponibile a certe fasce sociali, tra cui le donne, perché la città è pensata al maschile. La città e gli spazi urbani hanno fatto l'esempio di varie strutture, quindi come le donne occupano la città e come l'urbanismo può permettere, offrire e migliorare anche a andare al di là di alcuni gap di genere, per esempio. Grazie, e spero di essere stato chiaro. Grazie. Benissimo, benissimo. Grazie per questi tre interventi. Stefano. Ma adesso è difficile davvero, perché tutti e tre i vostri interventi pongono questioni in cui, diciamo così, io mi vergogno a solo pensare di poter sinteticamente rispondere, perché allora, non è per piaggeria. Io ho scritto un libro che si chiama Anticittà per la Terza, nel 2011, in cui cerco di raccontare qual è la mia visione del rapporto tra
spazio e società, quindi cosa vuol dire farsi comunità in uno spazio e la reciprocità tra condizionamenti spaziali sui comportamenti sociali e comportamenti sociali sulle mutazioni dello spazio. E ci sono mille cose su cui sarebbe bello soffermarsi. Per rispondere ad Alberto, Alberto Bortolotti, non c'è dubbio che questo tema della frammentazione, io l'ho sempre visto, o della dispersione, io l'ho sempre visto anche come una delle grandi rotture nella storia della città moderna, che è una rottura che potremmo collocare, io credo, nel secondo dopoguerra, sicuramente in Europa, che corrisponde al venir meno del diritto alla trasformazione della città nelle mani di pochi grandi soggetti, quindi una città che veniva in qualche modo costruita e ricostruita secondo sostanzialmente una logica legata alla rendita della proprietà, quindi il soggetto pubblico, i grandi proprietari di terreno, i grandi industriali, i grandi operatori del mercato, e che erano in grado di controllare porzioni ampie di territorio e quindi costruivano territorio in qualche modo con una energia che tendeva a condensarsi con una certa omogeneità dentro un certo perimetro spaziale ampio, e poi naturalmente la differenziazione che la vita portava dentro queste parti omogenee faceva sì che ci fosse una grande variazione. Questo era un po' il ritmo della città moderna, ma che era un ritmo che nasce in realtà ben prima, no? È una costruzione di città per parti, dove spesso le parti corrispondono non solo al profilo dei grandi soggetti che le hanno definite, ma rispondono anche a dei reparti periodi storici. Città europee sono cresciute così, da Barcellona a Milano, anche a città ad Atene o a città anche del nord Europa. A un certo punto succede qualcosa che può essere chiamata democrazia economica, diciamo l'esplosione della moltitudine dal punto di vista della possibilità di investimento. Proprio Bernardo Secchi, che tu citi, diceva, in fondo è il modo con cui l'Italia risponde al conflitto sociale. In altri paesi si risponde al conflitto sociale con le infrastrutture pubbliche, grandi investimenti nei servizi al cittadino, nelle infrastrutture. L'Italia risponde, Democrazia Cristiana, risponde al conflitto sociale con un enorme, diciamo, trasferimento di capitale alle famiglie, le quali si trovano di fronte alla possibilità non solo di acquistare, ma di cambiare piccole porzioni di spazio. E questo tema su cui io appunto ho scritto questo libro, ma ho lavorato tanto e continuo a lavorare, è un tema fondamentale per capire quello che poi è successo in quegli anni in Italia, no? Quindi in un piccolo libro fatto con Gabriele Basilico nel 96, ma anche in un libro precedente del 92 con Lanzani e Marini, abbiamo provato a raccontare come la città diffusa, cioè questi frammenti di edifici solitari ammassati incongruamente nel territorio, fossero una metafora imperfetta della società frammentata, fortemente legata a un concetto di, come dire, di ubicazione sul territorio secondo una logica individualistica, con un'idea di famiglia che nasceva dalla grande mobilità individuale di tutti i membri della famiglia sul territorio, ma poi dal ritorno nel focolare, cioè che poi aveva, in quegli anni aveva avuto anche una incredibile, potentissima rappresentazione simbolica nella grande epopea berlusconiana. Quindi quella roba lì, che è un insieme di cose, è secondo me però anche in sé una rottura formidabile, perché rispetto a un territorio che si costruiva secondo una logica per cui la città veniva definita e contraddistinta e determinata da grandi soggetti che ne erano in grado di controllare delle grandi porzioni e che poi venivano variate al loro interno. Quindi la differenza tra una parte di città e l'altra era molto netta, e all'interno di ciascuna di queste parti c'era una grande variazione. Il rapporto tra differenza e variazione si capovolge.
ormai, siccome ci sono migliaia e migliaia di famiglie, di singoli operatori che cambiano il loro piccolo spazio, secondo un linguaggio anche spesso molto, come dire, povero, la villetta, la palazzina, il centro commerciale, l'autolavaggio, quella roba che vediamo quando usciamo da Cagliari, quando usciamo da Milano, quando usciamo da Palermo, quando usciamo da Napoli, quando usciamo da Torino. Bene, quella roba lì è uguale dappertutto, quindi non c'è più un sistema di differenza geolocalizzata, ma la palazzina che c'è nella Valle d'Aosta è molto simile a quella che viene fatta intorno a Reggio Calabria. La differenza non è più, diciamo così, dentro una parte geografica, ma è tra un modo e l'altro di costruire la palazzina. Se c'è il recinto in un certo modo o in un altro, se si usa il mattone a vista, o si usa la calce, o si usa l'intonaco, o si usa, il marmo per la parte dei basamenti. Quindi anche il rapporto tra differenza e variazione cambia completamente. Cambia perché cambia la struttura decisionale sulla trasformazione degli spazi. Quindi questo per me è un tema fondamentale dell'urbanistica contemporanea e che tra l'altro mi piacerebbe, su cui sto scrivendo, mi piacerebbe affrontare perché è un tema veramente cruciale. Poi, il ruolo del progettista. Cosa devo dire? Il ruolo del progettista è sempre quello, è sempre di anticipare un po' il futuro degli spazi, lo dicevo anche la volta scorsa, quindi dobbiamo non perderci d'animo, e oggi è difficile, però in un certo qual senso è anche un bellissimo lavoro, quindi come dire, la cosa che ho imparato è che è meglio sbagliare perché si ha paura di essere troppo, come dire, aperti alle infinite possibilità del futuro, che sbagliare perché invece si ha paura di essere chiusi. In altre parole, è meglio proporre dei progetti, penso al mio lavoro, che sono magari un pochino ottusi ma molto chiari, piuttosto che lasciarsi prendere dalla molteplicità delle suggestioni. L'architettura ha bisogno alla fine di poche idee, anzi secondo me un'architettura bella ha un'idea forte, massimo due, ma una è la cosa fondamentale. Quindi io penso che il ruolo del progettista sia quello di mantenere anche bene il timone su delle poche idee fondamentali e andare avanti così. E poi sull'ultima questione, qui è una questione molto più ampia, perché un po' ho già risposto, un po' è una questione che riguarda certamente il diritto delle minoranze alla città, che è un tema molto esplorato di recente, anche a volte in modo esagerato. Io ho ognuno di noi ha i suoi fari o i suoi timoni, io ne ho alcuni. Lefebvre è molto interessante, soprattutto se riletto oggi. Oggi consiglio di rileggere Robert Putnam, che è un sociologo americano, secondo me molto più interessante di molti altri, sul rapporto tra bridging e bonding social capital. E poi consiglio, e qui sembra riuscire che io esca dal tema, ma non esco per niente, di leggere Comment Vivre Ensemble, che è questo seminario al Collège de France del 1977 di Roland Barthes, che è davvero, come dire, per me è stato in questi giorni una piccola guida, perché pone alcuni problemi sul concetto di distanza, di prossimità, di comunità, del rapporto tra solitudine necessaria e comunità possibile, che fanno pensare proprio a quanto dicevamo prima. Bene, grazie Alberto, Silvia e Alberto. Do la parola ancora ora a Tommaso Giani e Simone Privitera. Tommaso. Grazie Marco. Grazie Marco, buongiorno. Due cose molto rapide. La prima mi riporta al discorso. Eccomi, allora, no, ci mancherebbe. Che succede? La prima. Tommaso, ci sei, vai. La prima. Mi sentite? Sì, la prima è legata a un discorso un po' più pratico del rapporto tra l'architettura e comunque il ruolo dei comuni. Io credo che si senta veramente poco per tutto. Io sento bene. Scusatemi. Sento.
Ah, scusatemi, volevo solo dire, la prima cosa è questo appunto del problema dei comuni, legato a due aspetti che lei prima giustamente ha sottolineato. Il primo è la necessità magari di concedere più spazi all'aperto, alle attività produttive o in generale ristoranti, bar, negozi, e questo significa magari favorirli in termini di oneri che devono dare ai comuni, così come d'altra parte dover ripensare anche gli spazi commerciali in termini di commercio più piccolo, di prossimità, toglie una delle più grandi entrate spesso per comuni magari più piccoli, che sono le concessioni per, non lo so, la costruzione di grandi distretti commerciali e così via. Quindi, visto che ha gestito anche in parte la parte amministrativa di una città, una parola in più su questo se vuole. E poi l'altra è una curiosità, l'assenza di architetti nella commissione Colao, diciamo l'ha subita come una cosa normale, o comunque ancora le crea ogni volta dispiacere vedere questa assenza di architetti in ruoli apicali? E chiudo dicendo, se vuole dirci quali sono le altre opere sul tavolo che tiene spesso e che rispolvere ogni tanto, oltre al Laudato Si. Grazie. Grazie Simone Privitera. E buonasera professore. Volevo chiederle, già negli ultimi anni si sente parlare di città resilienti, quindi per creare sistemi urbani che diano delle risposte efficaci e soprattutto sempre più rapide nei confronti agli eventi traumatici, pensiamo alle calamità naturali, ma anche agli eventi sismici. Per esempio nacque il Dipartimento Casa Italia nel 2016 per cercare di diffondere la cultura della prevenzione sismica, però dopo non è bastato l'Aquila, non è bastato, ci sono voluti diciamo tanti terremoti prima di creare un sistema che coordinasse la prevenzione della cultura. Quindi volevo chiederle, dovremmo cercare di puntare a progetti pilota, oppure benvengano questi sistemi che coordinano le politiche della prevenzione? Un'ultima cosa, lei ha parlato per migliorare la qualità urbana degli spazi pubblici. Il progetto di riapertura dei Navigli a Milano può essere un progetto che vincente? Grazie, solo un parere, grazie. Benissimo, Alessandro, vuoi intervenire ora e facciamo chiudere poi Stefano? Facciamo così, però serve il microfono, Alessandro. Non abbiamo qualche altro studente, non vorrei... No, andiamo a chiudere alle 16.50, quindi se vuoi dire qualcosa ora, oppure parla Stefano e tu fai un commento finale con lui. Sì, farei così, dai. Allora, rispondiamo a queste domande e poi scambiate qualche battuta finale tra voi. Prego. Allora, Tommaso, a parte la questione degli spazi commerciali, niente, io non ho soluzioni, dico che c'è un tema molto interessante, molto problematico sul commercio che dovremmo studiare. Quindi apre possibilità interessanti, di sperimentazione, anche di modalità di commercio, diciamo, di vicinato, assolutamente impreviste. Quindi io credo che ci siano cose interessanti anche tecnologicamente. Per esempio, oggi ci sono delle modalità di acquisto a distanza che però permettono la presenza visiva dentro degli esercizi commerciali. Cioè tu di fatto non è che ti spedisci e vai sul catalogo di Amazon, ma sei dentro un negozio e con l'intelligenza, con la realtà aumentata, scegli i prodotti veri. Questo per esempio è un modo con cui uno potrebbe pensare di ritornare a dar vita agli esercizi commerciali di grande dimensione, o sviluppare meglio quelli di vicinato, per dirne una. Sugli oneri, voglio dire, sì, certo, i problemi generali di fiscalità e di bilancio dei comuni li conosco bene, questo è uno dei problemi, però non ho, come dire, tante soluzioni, nel senso che è una questione molto seria. Bisogna cominciare a fare una politica di incentivi e tassazioni di nuova generazione. Quindi, perché non cominciare a pensare che invece che dall'uso, come dire, all'uso dello spazio pubblico, cioè la tassazione dell'uso dello spazio pubblico per le
vengano risorse da tassazioni legate ai carburanti fossili. Io comincerei a ragionarci, sinceramente. No, quindi è un problema di coraggio della politica. Colao è bravissimo, secondo me, che ci siano architetti rilevante. Non ci ho mai pensato. Poi, oltretutto, gli architetti, adesso, io sono un architetto, noi siamo anche spesso insopportabilmente legati a delle idiosincrasie e a un'autoreferenzialità insopportabile, quindi secondo me forse ha fatto benissimo. Sulla Laudato Si, allora, sono d'accordo. Io questi giorni ho fatto una cosa, tra l'altro oggi se Alessandro non mi avesse posto dei problemi epocali, come giustamente ha fatto, io avevo in mente un'altra cosa di fare una lettura trasversale dei libri che ho riletto in questi giorni, perché io ogni giorno alle 7 per 22 giorni ho riletto un libro importante, e di questo libro ho fatto una piccola, ma non una recensione, diciamo che l'ho usato un po' come delle stazioni di partenza di un piccolo viaggio che andava poi in giro. Questi libri sono quindi tanti, molto diversi, diciamo, posso citarti appunto Roland Barthes sicuramente, come potrei citarti la rilettura di alcuni straordinari passi del modo con cui Michel Foucault tratta la questione della follia nella sua tesi di laurea e nel libro che poi scrive subito dopo. Come potrei citarti un romanzo di Michael Crichton del 1980 che si chiama Congo, che anticipa il tema della zoonosi in un modo, e dell'intelligenza artificiale in un modo geniale, o Calvino, quello straordinario piccola favola della sua trilogia che scrive negli anni 50, che si chiama Il barone rampante, che ovviamente per ragioni che potete immaginare mi ha sempre molto colpito, cioè un pezzo come se fosse un pezzo di una mia storia, quindi come dire, i libri sono questi. Poi è vero che però i libri sono, come dire, sono come molto come le persone, sono costituiti in famiglie. Queste famiglie a volte si spezzano, a volte si ricostituiscono, a volte ci sono delle famiglie mononucleari, a volte ci sono delle famiglie che crescono, che hanno nipoti, a volte ci sono delle famiglie invece che rimangono sole perché non si riproducono. Quindi la biblioteca è una specie di grande catalogo familiare. Questa qua, che è la mia, sono un pazzo della biblioteca, è questa roba qui. Io non so mai bene come sono legati, io sono veramente casinista, quindi non sono legati per temi o per autore, ma sono un po' lì e a volte si ricompongono. Quindi questo è un po' i libri. E poi le ultime domande. Progetto pilota, sì, sulla questione del terremoto. Io non ho, diciamo così, ho provato a aggiornarci tante volte, adesso mi sto occupando di alcuni centri delle regioni del sisma del 2016, ho lavorato alla Matrice a Norcia, adesso sto lavorando a Castel Sant'Angelo sul Nera, che è un piccolo centro delle Marche quasi completamente distrutto dal terremoto. E lì c'è il problema sostanziale del ripopolamento, che però va visto con una certa spregiudicatezza, perché se ci lasciamo a una visione nostalgica che vuole ricostituire l'identico, siamo persi, è finita, cioè buttiamo via i soldi e non si fa nulla. Bisogna avere una visione avanzata di quello che può essere un modo nuovo di abitare quei territori. Allora, da un lato quello che è successo, questa idea della vita in piccoli centri, dei piccoli borghi, della dimensione del borgo nelle metropoli, è secondo me una grande strada. E l'altra è, secondo me, un grande coraggio nel vedere che questi territori poi alla fine sono anche la prefigurazione di una possibile metropoli del futuro. Noi stiamo facendo progetti di ridisegno di metropoli sia in Cina che in Sud America, che in Nord Africa, che a Ginevra, per esempio, dove siamo impegnati in un grande progetto sulla Grande Genève, e dove il tema è quello proprio di ripensare a una diversa identità di una metropoli che è al centro della natura e che è basata su un principio di costellazione. Quindi questo è un tema bellissimo.
Del resto il progetto che abbiamo fatto per Tirana, qualche anni fa, il piano, il grande master plan di Tirana, che poi ha dato vita a una serie di trasformazioni, si chiama proprio una metropoli calidoscopica, perché nasce da questa idea della città costellazione, quindi è un bellissimo modo di pensare al futuro. Arezzo. Marco, sì, direi che concludo. Ma anzitutto mi ha fatto pensare alle biblioteche, ai libri. Io ho rivisto la mia biblioteca ieri sera, dove diciamo ho avuto questa esperienza di andare a prendere l'aereo, che insomma ti fa pensare in questo periodo. Ma poi per me il cuore di tutta questa esperienza è stato il ricongiungimento familiare con la mia biblioteca. Ma che volo hai fatto? Cagliari-Roma? Ho fatto Cagliari-Roma, sì. Era? Dai, dimmi un po', sono curioso. Sì. Beh, insomma, l'aeroporto, ti fanno entrare solo nel momento dell'imbarco, passi, l'aeroporto è spettrale, a me ha colpito molto che vedi solo il volo, sai, tutte le volte che io sono andato da Cagliari a Roma, centinaia di volte, vedi un sacco di voli, invece c'era un solo volo, cioè partiva da quel momento del primissimo pomeriggio a tutta la giornata, un solo volo da Cagliari a qualunque altra destinazione, quindi era l'unica cosa che vedevi, questo ti colpiva. Gli aerei sono pieni massimo per un terzo, quindi una persona per fila, io al finestrino e l'altro doveva stare a Roma. A Fiumicino ho visto dei fenomeni di non rispetto della distanza, sicuramente, perché per esempio quando la gente si mette in fila per un imbarco, non è semplicissimo che rispetti la distanza. Poi quando deve passare la gente come noi nello stesso spazio, allora insomma è difficile che stiano tutti a un metro. Poi diciamo tutto mi è parso essere uguale a prima. Quando sono uscito ho cercato il taxi, ho chiesto, insomma pensando alle trasformazioni digitali che stiamo affrontando, chi ha la carta, e la risposta è stata la solita di quando esca Roma, ovvero aveva la carta uno dopo 25 taxi, quindi ho fatto tutto un casino con i tassisti che mi si avvicinavano fisicamente, io che diciamo, con la mascherina? Con la mascherina, qualcuno senza la mascherina, quelli, cioè la mascherina è un po' come una cosa che ti metti e ti togli a seconda della distanza tra cui stai tra le persone. Poi invece come diciamo il traffico per la città abbastanza consistente, e poi sono arrivato a Roma in un periodo in cui riaprono i parchi, quindi vedi questa presenza dei parchi. Però devo dire l'esperienza dell'aeroporto colpisce da questo punto di vista. Io, un'altra cosa che mi viene in mente, che e vado a chiudere, in questa conversazione non abbiamo citato la casa come luogo, lo spazio di casa, cosa saranno le case, cioè in fondo il luogo con cui abbiamo fatto aderire o quasi specchiare le nostre vite in queste settimane, quindi questo è un aspetto interessante. Poi il concetto di imprevedibilità è forse essenziale per la sua problematicità in questo momento, no? Una caratteristica della città, ma anche delle esperienze che viviamo, state citate quelle sportive, che è come se fossimo costretti ad arginare ma che non possiamo cancellare, diciamo in un certo senso la dobbiamo modellare, ma come fai a non modellare, a modellare l'imprevedibilità? E poi un altro concetto importante secondo me è la non sincronia, forse sottovalutata rispetto a tutte queste nostre esperienze, no? Diciamo, stiamo parlando di una crisi di cui ancora non conosciamo una cronologia chiara, e in più diciamo abbiamo visto tutti questi sistemi, tutti questi paesi che insomma a un certo punto stavano sapevano cosa stava arrivando, ma in ogni caso il fatto che non stesse arrivando a loro in quel momento, che sarebbe arrivato in un altro momento, ha comportato delle differenze. Quindi abbiamo qualcosa che ci colpisce tutti ma non sincronicamente, forse in un certo senso comunque
riguarderà anche l'esperienza dei prossimi mesi. No, non accadrà tutto allo stesso tempo, nello stesso luogo. Accadrà in luoghi diversi, probabilmente anche luoghi su cui non siamo preparati, perché avremo questo vissuto dei luoghi che l'hanno colpito maggiormente. E poi conosciamo la violenza di queste esperienze, ma non le conosciamo il modo. È come se, diciamo, dovessimo ora riprepararci a questa cosa non sincronica che tornerà. E quindi è, diciamo, un'esperienza importante su cui pensare, su cui far anche ragionare, reagire le visioni di cui ci parlavi. Comunque, insomma, grazie Stefano, spero che gli studenti si siano fatti valere, non abbiano chiesto troppi libri, ma comunque sono tutti costretti ad andare sulla tua pagina Facebook per vedere tutto il registro dei libri della quarantena. I miei due parelli, c'è cioè l'incertezza, l'imprevedibilità. No? Sì. Questa è l'America e questa è la Cina, capito? E questo è un modo per concludere, ma per citare un testo fondamentale che dovete leggere se non avete già letto. Cioè in ogni modo, cioè è un testo che dovete soprattutto acquistare, poi dovete considerarlo come oggetto d'arredo e poi dovete leggere culto, e studiare. Oggetto di culto, esatto. Tra, insieme alla Laudato Si, l'altro testo per rispondere a Tommaso. Bene, siamo, è lì, Questo webinar è una campagna promozionale sostitutiva delle mancate presentazioni nel libro di Alessandro, quindi prego. Ci tocca però ci sarà all'aperto alla triennale, non con la cottura del maialino. Non ne guardiamo, esatto, con un maialino che però sarà lanciato a distanza, perché non lo puoi prendere. Allora io vi devo salutare, tanti saluti Nerazzurri, Enrico, veramente caldi. Sì, li trasmettiamo molto e un abbraccio a tutti e grazie di tutte le domande. Grazie Stefano, grazie, e a presto. Grazie a tutti gli studenti, noi ci salutiamo e ci rivedremo venerdì mattina alle 12 con Francesco Boccia, il ministro degli affari regionali, che svolge una funzione piuttosto rilevante in questo momento nel raccordo tra Stato e autonomie regionali, e poi la settimana prossima, l'appuntamento successivo è il 12 maggio alle 15 con Francesca Bria e Juan Carlos De Martin, docente al Politecnico di Torino. Francesca Bria è presidente del Fondo Nazionale Innovazione. Si parlerà di dati, digitale nell'emergenza e nella fase futura successiva, sempre con un occhio appunto alla progettazione del futuro. Oggi è stato davvero un webinar molto molto interessante. Abbiamo visto come tante questioni sono interconnesse e che abbiamo penso compreso che la nostra vita assumerà un modo differente di organizzarsi, di definirsi, vivremo diversamente, speriamo che non sia peggio, noi adesso vediamo forse più la paura del cambiamento, ma ci sono anche tante opportunità, tante potenzialità e abbiamo l'obbligo di cercarle, di scoprirle e di costruirle. Buon pomeriggio a tutti, alla prossima.